Esattamente 2 mesi fa moriva Steve Jobs, imprenditore, visionario, uomo che ha cambiato la tecnologia, che ha cambiato le nostre vite. A 2 mesi dalla morte, Torino ospita una mostra che lo racconta, ne racconta la vicenda umana e la vicenda imprenditoriale. Noi oggi abbiamo con noi due curatori della mostra. Benvenuta Cecilia Botta. Grazie. E benvenuto a Massimo Temporelli. Grazie. Buongiorno. Allora, segno dei tempi che corrono, più che mai nel segno di Steve Jobs e della sua filosofia, a soli 2 mesi dalla morte, una mostra che lo racconta. Era una sorta di fretta o di omaggio? Un po' cavalcare l'onda della notizia, sicuramente. Volevamo dare subito al pubblico italiano e a quello torinese una bella mostra dedicata alla vita di Steve Jobs, e un po' sicuramente sono appunto i tempi moderni, che già Charlie Chaplin celebrava all'inizio del Novecento. Qua sono ancora più accelerati, e questo vuol dire che in praticamente 2 mesi abbiamo immaginato, disegnato, progettato e costruito una mostra dedicata a uno dei personaggi più anomali ma allo stesso tempo affascinanti dell'epoca moderna, che è appunto questo imprenditore, inventore, innovatore, uomo di marketing, di comunicazione, che era Steve Jobs. Perché anomalo? È vero che l'ha detto lui, e chiedo la spiegazione. Allora, giustamente, sei d'accordo con la definizione di personaggio anomalo ma affascinante? Sicuramente affascinante. In questi mesi, appunto, scoprendo tutti i suoi lati anche un pochino più scuri, scrutando nel suo passato e cercando di capire le ragioni di come mai è stato così innovatore e diverso rispetto a tutti gli imprenditori che magari conosciamo. Ci rendiamo conto, appunto, come dicevamo prima, che appunto fin da giovane lui aveva evidentemente questa esigenza di lasciare un segno nella storia, quindi ha saputo farlo, e ha saputo farlo sicuramente grazie al contributo di tutte le persone che hanno lavorato con lui. Sicuramente è impressionante come lui ha saputo ritrovare in un contesto tutte le persone che poi sono riuscite a cambiare effettivamente il mondo con le loro scoperte. Quindi è un personaggio anomalo perché sicuramente ha avuto un'intuizione pazzesca che non è da tutti, e io lo trovo affascinante perché, oltre ad aver sicuramente contribuito appunto a cambiare, cioè a creare una rivoluzione, quello che ha trasmesso con i contenuti che ci ha offerto nei suoi discorsi, come per esempio il discorso che ha fatto a Stanford ai neolaureati, ha dato dei messaggi talmente positivi e talmente diversi da quello che succede magari in Italia in questo periodo, che secondo me appunto non solo vale la pena di fare una mostra, ma vale la pena ricordarlo per sempre, per la passione che è riuscito a trasmettere nelle cose che ha fatto. Che cosa si vede in questa mostra? Qual è il percorso espositivo, gli oggetti che potremmo ammirare? Il concept è stato scelto appunto subito dopo la scomparsa. Abbiamo detto: che cosa raccontare alle persone che magari lo conoscono meno? Allora, invece di disperdere le energie sui 2500 dettagli tecnici della vita di Steve Jobs, abbiamo scelto 10 momenti, che sono a nostro giudizio i momenti in cui Steve Jobs ha spinto avanti di 10-15 anni tutta l'intera umanità rispetto a quello che l'umanità in quegli anni faceva. In particolare si parte dal 1976, abbiamo ricostruito questo luogo mitico, ormai diventato museo nazionale in questi giorni, che è il garage dei genitori di Steve Jobs, dove un giovanissimo Steve Jobs aveva ancora 18 anni, ne stava per compiere 19, intercettando le macchine costruite da Wozniak, che era il suo amico fedelissimo di quegli anni, capisce che l'informatica sta cambiando. L'informatica, dobbiamo ricordarlo, era un settore molto stagnante, di innovazione, ma stagnante perché le macchine erano per pochi, erano gigantesche. Per comprare una macchina servivano svariate milioni di dollari e soprattutto giganteschi spazi per ospitarle. Quindi era una macchina per specialisti o per grandi aziende. Lui e altre persone, bisogna dirlo, in quegli anni in Silicon Valley, un po' figli della rivoluzione, della controcultura di San Francisco, capiscono che l'informatica sta per cambiare. A differenza di altri, Steve Jobs lo vede sotto il punto di vista imprenditoriale. Mentre Wozniak si cimenta a ricostruire piccole macchine che simulino un po' le grandi macchine, i mainframe così chiamati dell'IBM, Steve Jobs, che magari non era un grandissimo tecnico, ne vede già lo sviluppo commerciale e popolare. Quindi si impegnerà a partire da quel garage per fondare la sua azienda. La cosa divertente che abbiamo scoperto, lo sapevamo in parte, adesso siamo entrati proprio nel dettaglio
del centesimo di dollaro, che l'azienda fu fondata con 1350 dollari. Da dove, dove arrivano questi 1350 dollari? Steve Jobs vende il suo furgone amatissimo, simbolo della cultura hippie, il minivan della Volkswagen, quello classico, e ne ricava 1350 dollari, di cui 700 li restituisce la settimana dopo per un guasto al motore, quindi ufficialmente lui entra con una quota di 650 dollari. L'amico Steve Wozniak vende la calcolatrice HP65, che era anche lì un simbolo invece della cultura hacker, una calcolatrice programmabile. Ecco, con 1300 dollari circa l'azienda nasce, Apple Computer. Se si immagina che cosa è diventata adesso. Adesso non mi ricordo più quant'è la capitalizzazione, ma sono tipo 110 miliardi di euro, di dollari, miliardo di volte in più di quello che era l'inizio della Apple. C'è poi il racconto anche della vicenda umana di Steve Jobs, che passa attraverso le sue passioni, i suoi hobby, anche degli aspetti meno conosciuti. Sì, grazie appunto ad alcune ricerche che abbiamo fatto, principalmente grazie anche all'ultima biografia che è stata scritta da Walter Isaacson. Abbiamo così indagato di più su tutto quello che è stata la sua adolescenza, dove lui si è diviso appunto, ovviamente facendo, essendo negli anni 70, si aveva tutto intorno un clima hippie che c'era appunto a San Francisco in California in quel periodo, per cui sicuramente era un appassionato di musica. Abbiamo ritrovato appunto i dischi originali dell'epoca, quindi Bob Dylan, Janis Joplin, i Beatles, e appunto li abbiamo esposti nel garage, insieme a tutte le altre passioni appunto che lui coltivava, che erano sicuramente legate al mondo dell'elettronica. Infatti in molte citazioni lui parla appunto di questo contrasto che c'era tra quelli che andavano a Woodstock, che ascoltavano la musica, e quelli invece che gli hobbisti e gli amatori che stavano appunto nei garage a costruire circuiti. E lui rappresentava un po', c'era cioè si trovava nel mezzo tra le due posizioni. E quindi abbiamo anche ricostruito e ritrovato appunto gli HitKit, che sono questi piccoli marchingegni, mi viene da dire, no? Marchingegni va benissimo. Sì, di elettronica, che erano completamente da ricostruire, quindi c'era un libretto di istruzioni, tu con questi appunto marchingegni, cioè con questi componenti, riuscivi a costruire un oggetto che poteva essere un oscilloscopio piuttosto che altri oggetti legati al mondo dell'elettronica. E quindi lui, grazie a queste piccole esercitazioni che faceva con i suoi vicini di casa, piuttosto che con suo papà che era un meccanico, ha incominciato a scoprire quanto fosse affascinante costruire delle macchine dall'inizio, e quindi questo gli dà la speranza e l'aspettativa di poter costruire poi qualunque cosa. Certo. Quindi abbiamo ritrovato quegli oggetti e altri oggetti legati appunto alle sue passioni. Ma dove li avete trovati tutti questi oggetti che sono in mostra? Non l'abbiamo detto, ovviamente la mostra è al Museo di Scienze Naturali di Torino, Via Giolitti. Allora, come Steve Jobs, anche noi abbiamo degli amici hacker, avendo sempre lavorato, in particolar modo io, poi Cecilia si è impegnata più su eBay, che è comunque una fonte bellissima, inesauribile di cimeli del passato, un po' su eBay, un po' da amici che hanno bazzicato le officine e i laboratori degli anni 70, abbiamo scavato negli armadi di officine e i laboratori degli anni 70, abbiamo scavato negli armadi di questi amici, abbiamo tirato fuori una serie di oggetti che potevano assomigliare ai progetti di Steve Jobs. Perché, diciamo la verità, la differenza tra la Silicon Valley e l'Italia è nulla dal punto di vista tecnologico. Quello che si faceva negli anni... sì, poi dopo vediamo qual è la differenza dal punto di vista dell'innovazione. Cioè, quello che facevano gli hacker o i tecnici negli anni 70 a Torino è più o meno, ma veramente più o meno, vuol dire di qualche grado di separazione,